Signori e signori, eccoci alla fine del lungo campionato invernale di calcio a 7 di Pontina Calcio Show, che ha visto trionfare la rappresentativa dei Falchi Blu. Con un gioco robusto ed organizzato hanno dominato la competizione, che nella sua prima edizione ha visto partecipare ben 16 squadre. Com'è stato questo torneo? Descrivicelo, ci faccio un po' un bilancio. Allora, innanzitutto è stato molto, molto serio, corretto. È un po' duro perché comunque le squadre sono abbastanza competitive, quindi è stato duro fino alla fine. Un po' di fortuna, un po' di bravura, siamo riusciti a vincerlo. Staccata di 5 punti, la squadra del Real Pratica, che ha visto sfumare definitivamente il titolo proprio con lo scontro diretto con la capolista. Lo scalino più basso del podio è occupato invece dall'Atletico Telepontina di Mister Ercoli, che pur esprimendo un buon calcio deve cedere il passo, ma riesce a difendersi dagli attacchi insistenti al terzo posto di Fashion Parrucchieri e il team dell'Ermestolino. Da evidenziare l'ottimo campionato di Full Metal Soccer del capitano Petricca e degli Hammers, che con la loro grinta e tenacia hanno dato filo da torcere a tutte le squadre. Fanalino di coda, ma prima nella classifica Fair Play, l'Hotel Antonella, che ha dimostrato ottima organizzazione e rispetto per l'avversario. A campionato concluso, capocannoniere è Crisafulli di Real Pratica. Miglior giocatore invece viene eletto Savarese dei Falchi Blu. Chiusa la principale pagina della competizione, arriva la fase finale, che apre la possibilità di aggiudicarsi due importanti trofei, la Champions League e Europa League. In base al piazzamento ottenuto in campionato, ecco gli abbinamenti nei quarti di finale. Grande attesa per la Champions League, le 8 migliori squadre del torneo, 8 formazioni indistruttibili, si affrontano senza esclusioni di colpi per diventare regina incontrastata di Pontina Calcio a 7 Show. La prima sfida è da fuochi d'artificio. Lo strapotere dei Falchi Blu, dominatori nella regular season, si scontra con il Portogallo, mina vagante del torneo. Partita sorprendente già dal primo minuto. Pronti via, il Portogallo annichilisce gli avversari con il vantaggio immediato firmato da Farani. In difficoltà i Falchi, che ci mettono molto a pareggiare e ci riescono grazie ad un gran gol del solito Savarese. L'attaccante segna poi la seconda rete, ma non basta. È una serata di grazia per Tiziano Milizia, che firma la sua doppietta e trascina il Portogallo ad una vittoria storica per 3-2 contro i primi della classe. Il cardine del nostro gruppo è Tiziano Milizia, che da quando è rientrato ha fatto la differenza. Infatti in queste ultime 4 partite abbiamo fatto 10 punti che ci permettono di essere qui nei quarti contro i Falchi Blu. Ci mancano sempre tanti giocatori, ma il gruppo fa la nostra forza. La semifinalista che affronterà il Portogallo viene dallo scontro fra Fashion Parrucchieri ed Ermestolino. La partita è tesa, spigolosa, la posta in palio è molto alta. I viola di Fashion danno battaglia, ma alla lunga prevale la grinta di Ermestolino. 3-0 il punteggio finale, con Venneri e Zucchero sugli scudi, quest'ultimo con una bella doppietta. No, non è stato semplice, era una squadra ostica, tosta, eravamo già scontrati nel girone, avevamo avuto difficoltà, invece fortunatamente stasera è andata bene, adesso aspettiamo l'avversario. La parte bassa del tabellone vede di fronte Sanitaria Minicucci e Real Pratica, ed è proprio questa la sfida più imprevedibile, in bilico fino all'ultimo istante. Apre le danze uno straordinario gol di Fantozzi. La partita resta in sospeso fino agli ultimi minuti, quando Nasta, con un difficile sinistro al volo, ristabilisce la parità. Si va ai calci di rigore, lì dove prevale la freddezza di Real Pratica. Vanno a segno Fantozzi, Progna e Macchiarella, quest'ultimo migliore in campo. Nessuno dei biancoverdi invece fa centro e la Sanitaria Minicucci saluta il torneo. Ma è stata una bella partita, alla fine i rigori comunque sono sempre una lotteria, quindi è stata fortuna, diciamo, perché loro hanno giocato bene e noi altrettanto. È stata una partita determinata, agonistica, ma sempre corretta e leale. Uno su tutti è mancato Crisafulli, puntate su di lui per vincere questa coppa. Beh sì, Crisafulli è una nostra punta di diamante, è fondamentale per la nostra squadra, ci dà equilibrio, ci crea lo spazio giusto per far partire gli esterni. Come ho detto, è fondamentale, quindi senza di lui è stata difficile vincere. Voglia di riscatto invece per le 8 compagini che si affrontano in Europa League. Tutte da giocare, Regisk contro Carfans Club e Drink Team contro Scalette Team.
La prima partita non riserva sorprese. Con un roboante 8-0, Carfans Club annienta Regisk e vola in semifinale ad affrontare i gemelli dell'Hotel Antonella. 8 le marcature, protagonista Michele Miresse con un'incredibile manita personale. Partita largamente dominata da voi. Sì, fortunatamente è la prima che dominiamo, ci siamo svegliati in tempo e speriamo di proseguire al meglio. Ci siamo rilassati durante tutto il torneo, puntavamo all'Europa League, adesso vediamo che si può fare. Adesso ce la portiamo a casa, sì. Decisamente più combattuta la partita fra Drink Team e Scalette Team. Drink Team passa in vantaggio di 2 reti. Inizia poi la remontada di Scalette Team. Segna prima Palmieri, da Donna su punizione fa 2-2 e ancora Palmieri porta i suoi in vantaggio. Nel finale Conti segna il suo secondo gol e salva i compagni firmando il 3-3. Dopo un'interminabile girandola di calci dal dischetto, l'errore decisivo di Dilario permette a Scalette Team di passare. Questo è il quadro delle semifinali dei due tornei. In Champions League saranno scintille fra Portogallo ed Hermes Todino, mentre Atletico Telepontina e Real Pratica si giocheranno alla pari un posto in prima classe per puntare alla Coppa. In Europa League lo scontro fratricida fra Hotel Antonella e Carfans Club sarà accompagnato dalla semifinale imprevedibile e tutta da gustare fra Scalette Team e Jammers.